per via delle azioni compiute da Agostino Tassi. Ditelo, e che venga messo agli atti. Sì, è tutto vero, signor giudice. Non è mai stata una donna da bene, sempre in mezzo a quei garzoni di bottiglia. Una puttana insaziabile, proprio come sua madre. Molti uomini la conoscono. Chiedetevi a me. Signor, no. Non ho mai trattato con nessun altro se non con il suddetto Agostino Tassi. Già. Artemisia Gentileschi, avete intrattenuto volontariamente rapporti sessuali con Francesco Scalpellino? No. Artemisia Gentileschi, avete intrattenuto volontariamente rapporti sessuali col chierico artigiano? No. Artemisia Gentileschi, avete intrattenuto volontariamente rapporti sessuali con Cosimo Corni? No. È una bugia. Sta mentendo. Tacete. Anche io mi trovo in carcere per colpa sua. Io che colpe non ho. Suo padre Orazio mi accolse in casa per tenere a freno una figlia sempre più sfrenata. Conduceva una cattiva vita e lui era disperatissimo. Signor giudice, è stata lei a farlo entrare in casa. Io le avevo detto di non andarsene, di non lasciarmi sola con lui. Fatemi via di qui. Fatemi via di qui, continuava a ripetere Agostino. Non volevo stare a contendere qui. Vattene via di qui. E lei se ne andò. Agostino dapprima mi levò la tavolozza dalle mani. Poi mi prese per il braccio e mi disse di passeggiare perché lo stare seduti ci veniva in odio. Passeggiamo due o tre volte per la sala. E io gli dissi che non mi sentivo bene, che pensavo di avere la febbre. E lui mi rispose: io ho la febbre più di voi. Passeggiamo per altre due o tre volte. Poi Agostino posò la sua testa su. Serrò la porta a chiave, mi spinse sul letto, bloccandomi. E per quale motivo non avete urlato?